soprattutto in evoluzione artistica. Mi fa strano perché, cioè, manca pochissimo, mancano meno di 24 ore e comunque io non riesco a realizzare che il disco sia effettivamente una cosa concreta, una cosa che esiste e che sta per esistere nella vita di tutti. Cioè, mi risulta ancora, mi sembra ancora di stare in quella fase dove c'erano tutti i pezzi da mettere insieme, cioè tutto era tutto un po' astratto, sai? Vederlo così graficamente, compatto, finito, pronto ad essere insomma consumato da tutti, mi ha fatto un attimo di, non lo so, sono come due figli, capito? Cioè, come sì. Secondo me, vedere nascere tuo figlio, non sei mai pronto veramente alla fine, no? Sei sì, lì che aspetti sì. In quel momento rimani tipo wow, capito? Sì. E diciamo che sicuramente segna un punto di, segna una volta questo disco, è un'evoluzione proprio nel pieno senso della parola. E la cosa che hanno in comune è che sono entrambi due dischi molto, molto genni, molto personali, solo che Respira ha è più colorato, ha un sapore più dolce rispetto a Lacrime, che era un po' più bittersweet, un po' più triste. Okay. Visto pure... Respira è come se fosse un po' il post Lacrime. Ok. Cioè, è un attimo dopo la Lacrima, dove un attimo realizzi, insomma, ci sei, tutto ok. Diciamo che il viaggio in America è partito dallo studio, cioè già nelle nostre menti è partito, perché, come abbiamo sempre detto, è sempre stata una cosa che ci ha molto affascinato, che ci ha aiutato proprio. L'America è sempre stato un... sembra un cliché, sai, perché poi l'America sì, però noi veramente siamo cresciuti con quello stampo lì, capito? Cioè, è una roba che c'è sempre stata dentro di noi, non l'abbiamo cercata, è venuta lei da noi. E per quanto riguarda il tappeto sonoro del disco, è stato tutto, così come le melodie, così come i testi, così come tutto, è stato tutto in modo molto poco ragionato. Cioè, si inizia a ragionare da un certo momento in poi, però noi scriviamo in modo molto istintivo, seguiamo una visione, cioè... è quasi impossibile spiegarti effettivamente come facciamo, cioè iniziamo a vedere cose, iniziamo a sapere cosa dobbiamo fare pur non sapendolo, cioè, capito? E la musica, capito, vibra attraverso la stanza e la vedi a un certo punto, anche se non c'è riesci a vedere, non ti so spiegare, però è assurdo. È stato un disco che proprio questo qui è stato proprio il disco che abbiamo scritto veramente col 100% focus sulla visione, su nient'altro. Ci abbiamo ragionato, non abbiamo ragionato, qua non ci stanno featuring, non ci sono guest producer, non sentivamo il bisogno e la necessità di seguire alcuna, cioè, alcun ragionamento strategico, non ce n'è fregato proprio nulla, ti dico la verità, abbiamo seguito strettamente la visione e questo è il risultato. Spero che le persone l'apprezzino questa cosa e che la capiscano, perché a noi piace tanto questa scelta di aver seguito veramente la musica e nient'altro. I dettagli ci hanno tolto, ti dico a te, tanti mesi, cioè solo il polishing di tutto, ci siamo dedicati a quella roba troppo, un paio di mesi, arriva l'assist dalla curva, insomma, verità bugia. Quel pezzo anche lì. Sì, quel pezzo lì, io, cioè, allora, purtroppo non avendo avuto le videocamere accese, non risulto credibile, sembro quello che vuole romanzare un po' le cose, capito? Però noi veramente eravamo lì, c'era Danilo che suonava sto basso di Felina, su quelle 3-4 note che girano nel loop, che formano sto loop perfetto, così, incalzavano, e io iniziavo con questi... e iniziò questo groove stranissimo. Buttammo a terra sto ritornello che tipo ancora oggi, giuro, non riesco a trovargli un senso, cioè nel senso, è così strano, capito, che suona da per sé, cioè tutto questo stranissimo, come la vedo io, Felina è tipo la canzone italiana 2.0, cioè non so se mi spiego, ha quella vibe un po' italiana, però senza cadere nel banale, sai, del classico pop italiano da salvando la pace sempre di chi fa le cose per bene. Prendete le mie parole con le pinze, non mi... cioè, una vibe molto particolare. Alla fine il disco effettivamente si regge sulle sonorità dance, perché si regge sulle sonorità pop-punk per molte influenze, per larghe linee. Però alla fine la roba dance è sempre stata una costante nella nostra musica. Cioè, è sempre stata una roba... sempre stata una costante, sia perché comunque Dani è molto, cioè, c'era dentro questa roba qua, è la roba sua, il suo campionato alla fine.
Sia perché poi comunque non ci vuole un discorso di sintonia, uno segue l'altro. Io mi appoggio alle sonorità del beat, mettendoci il mio, che vengo più da quelle robe lì del pop punk, quelle cose lì. Lui è molto più funky, per esempio, molto più groove, molto più, capito? Quindi si crea questo connubio di cose molto interessante, a mio avviso, una roba veramente nuova. La cosa che mi piace di questo disco è perché è nuovo. Cioè, è fresh. Almeno su questo credo di poterlo dire apertamente, rifare outing di questo disco è una roba nuova, onestamente. È nato, allora io non scrivo quasi, cioè è raro che scrivo senza musica, molto raro. Ok. E può capitare che a me magari, mentre stiamo parlando, mi viene un concetto figo, una cosa, una frase, la segno nel blocco notes, poi dico, beh, magari poi scorrendo un giorno mi servirà qualcosa. Per Anna c'è stato un processo molto particolare, perché praticamente nacque questo beat, a noi mancava l'ultimo pezzo del disco, però non stavamo lì a fare la sessione, le sessioni per l'ultimo pezzo del disco. Continuavamo a fare tentativi, tanto ci siamo sempre detti quando sarà la fine ce ne accorgiamo, cioè quando arriva arriva e finisce. Quindi era un giorno come l'altro, insomma, come gli altri che stavamo lì in studio, e nacque il beat di Anna, che in realtà c'era, cioè Danilo aveva questa melodia iniziale che parte nel pezzo e poi accompagna tutto il pezzo, quella alla fine sono pochi elementi Anna, il beat di Anna, sono veramente pochi. Esatto, sì. Tutta aria, è tutto mood, è tutta un'atmosfera. E a me questa sorta di musica da sala d'attesa, non lo so, quella campanellina, non lo so, mi fa immaginare, non lo so, le montagne, le cose innevate, mi faceva vedere delle cose proprio assurde, aria, un sacco di aria. Questo è nata quella cosa, dove respiravo con sta roba così. Il mood, cioè la tematica, mia madre, da dove è uscita fuori in questo discorso? L'idea di fare un pezzo per mia madre è uscita fuori dal discorso che praticamente, dove c'è lo speech di mia mamma, ok? Cioè, quindi Esatto, infatti ti avrei chiesto, sì, dello scritto. è stato il beat che mi ha ispirato la canzone, cioè è stato al contrario, cioè proprio in questo caso proprio il beat mi ha ispirato la tematica, perché solitamente io scrivo sempre col beat, però scrivo sempre prima le melodie, poi le tematiche poi vengono. Poi in questo caso è venuta prima la tematica che le melodie, perché quando c'è quello stop dove mia madre parla, prima semplicemente c'era solo il beat che si fermava, perché così ha deciso Danilo e così abbiamo fatto, cioè si doveva fermare il beat, lui mi guarda e dico, frate, devo fermare il beat qua. Ok. E mi fa sta cosa del tutto. Così, super silenzio, diceva Fede, ok, ma perché? Cioè all'inizio non è che non condivido, però dici, cioè Qual è che il motivo, si cioè? ferma, ferma perché? Però figo, sai, infatti che ascolti, bello. Ascoltando mi ricordo che io avevo salvato questo video di mia madre, che le feci di nascosto. Le feci di nascosto questo video perché io feci a settembre, c'ho pure le prove, c'ho le prove inconfutabili di sta cosa. A settembre 2021 feci questo video a mia madre mentre mi faceva una delle sue ramanzine perché mi vedeva giù di morale, non mi vedeva scarico. Infatti. E ho un rapporto con mia madre molto particolare, cioè lei mi tira per le orecchie quando non mi vede rigare dritto su questo, cioè su quello che faccio, specialmente con la musica, perché lei è sempre stata la prima supporter di quello che faccio. Mi viene a dire, oh, cazzo stai facendo? Sveglia. E quindi iniziai a riprenderla di nascosto, perché comunque non è che gli potevo dire molto, aveva ragione, mi stava facendo un discorso che filava dalla A alla Z e disse, beh, mo inizio a registrare, sta cosa può servire prima o poi in un pezzo. Mo stava sta pausa nel beat, a un certo punto, boom, lampo di Genesi, frate, è perfetto. Lo andammo a prendere, l'abbiamo passato nella sessione di Logic ed era perfettamente incastrato con quella pausa. Vedi? A posto. E da lì poi è nato tutto il discorso della tematica, perché avevo già le melodie, insomma, che scarseggiandoci già c'era lo scheletro di tutte le melodie. E poi da lì è nato proprio niente, cioè niente, perché poi un pezzo del genere o lo scrivi col flusso di coscienza, non lo Sono scrivi, non lo puoi farlo d'accordo, sì. un pezzo del genere. Cioè, se avessi dovuto fare il pezzo per mia madre, sinceramente, come me lo sono risparmiato 5 anni, me lo sarei risparmiato pure adesso, onestamente, non è un argomento che avrei voluto trattare per fare il pezzo per mia madre, capito? Cioè, è una cosa che doveva nascere, punto. È nato questo pezzo, infatti ci siamo guardati, voglio, è fatto, abbiamo finito il disco. L'analisi sociale, quando chiudo i pezzi, faccio venire, faccio entrare persone, uscire persone, metto i pezzi in macchina, faccio un po', raccolgo feedback, la reazione proprio fissa, proprio puntuale. In quel momento, a parte la faccia di cazzo di tutti che rimangono tipo, in quel momento esatto rimangono, gli cade, non lo so, il mondo addosso, tipo la faccia, ma poi la frase è proprio il minimo comune multiplo, quello che dico tutti, ho freddo in quello, come si dice a Napoli, il freddo addosso, Esatto.
tutti, tutti, proprio, ma no, sai, diversa, qualcuno la dice, tutti la stessa sentenza. Sì, siamo portati avanti. Ti dico a te, il primo pezzo del disco è iniziato, cioè che è stato Come fai? Ah, ok. Era da marzo 2020? 21, da marzo 2021. Cioè, è stata una roba veramente, soprattutto la scrittura è stato un discorso sulla quale mi ci ho sbattuto un sacco, perché è sempre stato un po' il mio punto carente, almeno per, siccome sono una persona autocritica, io sono forse a volte troppo autocritico, però per me non si è mai troppo autocritici, ti dico la verità, sono un perfezionista. Credo che la scrittura sia stato uno dei punti miei più carenti in questi anni, quindi ho detto, stavolta voglio suonare figo, ma non voglio manco dire le cazzate, voglio fare le cose per bene, voglio lanciare un messaggio e farlo con stile, non lo voglio fare in modo come l'ho fatto fino adesso, voglio trovare una chiave di volta che sia comunque Jenny, però comunque che sia un'evoluzione e che le persone la percepiscano come tale, capisci? Cioè, è stato il lavoro e quindi ci ho messo tanto tempo anche su quello, sarò sempre critico. Io penso che l'unico modo per fare level up ogni volta è buttarsi, non dico nel cesso, però stare sempre lì pronti ad essere oggettivi e a volte anche peggio l'oggettività, bisogna a volte essere veramente, riuscire a scindere, capito, quello che magari può piacere a te, quello che magari può, rispetto a quello che è una roba che effettivamente ha un senso, sì, con la direzione che stai prendendo, con tante scelte che fai, capito, perché spesso artisti come me che comunque storto morto riescono a fare tutto, sono versatili, hanno il problema, no, ma doppio taglio, perché poi vuoi fare tutto, vuoi fare un sì, fare niente bene, perché fai tante cose, che è un po' il problema che ho avuto con Lacrime, che è un disco molto vario, però a volte usciva un po' out of track, capito, usciva un po' fuori, sì, si perdeva un po', non aveva quella cosa che scorre perfettamente. Questo disco, per esempio, su 7 pezzi più babà e 8 che te li vuoi ascoltare, girano una continuazione, capito, almeno per mio onesto avviso da ascoltare, ci sarei, dico, che se io metto play a sto disco dico, oh cazzo, però mi gira, ha senso, ha tutto senso, cioè non c'è una cosa, capito, che avrei lasciato fuori, tipo sta cosa l'avrei fatta diversamente. Con Lacrime questo problema l'ho avuto, c'è okay, qualcosa che adesso dico, oddio, magari sta cosa qua me la potevo risparmiare, avrei potuto fare diversamente di qua. Invece con questo disco, per quanto mi riguarda, la mia paura più grande era proprio superare questa cosa e dire, fare un disco che proprio non mi fa dire ah. Ed era questo il mio obiettivo più grande, che sono un grande amante dei dischi, sono un grande amante dei progetti, quelli là di cui ti affezioni e te li porti appresso negli anni, capito? Quella roba che tu un disco di 10 anni fa te lo senti e torni indietro nel tempo quando te l'ascolti. Vorrei riuscire a fare questa cosa nella mia carriera ogni volta che esco con un progetto. E credo che questo sia un buon inizio, ti dico la verità. Me lo auguro almeno, però ci credo. Cioè, credo che sia una roba veramente che nel tempo resterà. Cioè, su questo ne sono sicuro. Oppure non arrivare immediatamente, a me non mi interessa. A me interessa che la musica arrivi oggi o domani, deve arrivare la musica, poi del resto non me ne frega assolutamente nulla. Ti dico la verità.